Benvenuto Verdini. A piacere, una cosa a piacere vuol dire. No, posso dire che in realtà lui sta sulla soglia perché è più conveniente sul piano politico. Intanto sta ricostruendo Forza Italia, una parte, Osvaldo non si arrabbi, sta rimettendo insieme un pezzo dei suoi, un pezzo dei fittiani che dovevano essere su una posizione diversa, ma mi pare che stiano convergendo. Chi esce dalla Lega come Tosi, insomma sta facendo un'operazione politica Verdini. La sta facendo in questa legislatura in cui si fanno troppe operazioni politiche. Lei come lo vede il suo amico Speranza che sta lì dentro, però sta male, questo abbraccio con Verdini lo imbarazza? Non si chiama più Speranza, si chiama Illusione. Ah, Illusione, ha cambiato Illusione, molto. Lui si chiama Illusione. E fa un sacco di dichiarazioni, ma questo discorso sta diventando insopportabile. Io sono uscito dal Partito Democratico perché non volevo, lo diceva anche Verdini, quindi posso citare Verdini per dire il contrario. Perché non condividevo le cose che si stavano facendo. I cittadini ci hanno votato su un programma, io penso che questo programma sia tradito, la Di Giorgi invece penserà che è stato realizzato, e mi sono defilato, giusto? A un certo punto lo devi fare, non puoi continuare a dire che non va bene niente, che arriva Verdini, sta arrivando, ah, no, è come i baresi quando dicono ancora cade del bambino, ancora cade, ancora sta arrivando Verdini. È arrivato Verdini, è cambiata la maggioranza, si governa con la destra da anni. Quindi è inutile fare i congressi anticipati, bisogna anticipare una decisione, non allora, il congresso. Voglio sentire ecco, su questo ma... un attimo, Mario.